Buongiorno. Oggi in realtà, invece che le borse della spesa, dovrei avere dei bei pacchetti colorati, perché facciamo il menù shopping natalizio, cioè quel menù che si prepara dopo una giornata passata per negozi a cercare i regalini per gli amici. E non si cucina tantissimo, si fanno delle cose sfiziose ma veloci. Poi soprattutto l'idea è quella di invitare un po' di amiche a casa per concludere in bellezza. Per cui faremo una pescatrice con gli spicchi di limone, i pomodorini secchi, che è un piatto leggero però molto gustoso. Poi facciamo una vellutata di ceci con l'aragosta e invitiamo Gabriella Dompé, che è una mia amica, è una signora sciccosissima, abituata a ricevere nella sua splendida casa personaggi pazzeschi, quindi abbiamo un sacco di cose da farci raccontare. Poi facciamo il croccante, quello bello scrocchierello con il sesamo, i pistacchi, e magari lo regaliamo anche, lo mettiamo nei pacchettini. Poi facciamo la torta al cocco, che è la preferita di mia sorella e lei è una intenditrice, e poi il piatto del riciclo, facciamo degli gnocchetti di pane proprio per far fuori tutto il pane accumulato durante le feste. E allora mettiamoci a cucinare. Allora partiamo con il secondo. Facciamo una coda di rana pescatrice, che è un pesce molto delicato, bello carnoso, senza le spine, e poi alle donne piace perché comunque è un secondo leggero. Facciamo questo pesce con i pomodorini secchi e i filetti di limone, proprio la scorza però lasciata bella grossa. Dunque, partiamo dalla coda di rospo. Io qui ho un codone che non mi sta in padella, per cui lo taglio in due. Cerchiamo di tenerlo insieme in questa maniera, così vedete, sembra proprio un arrostino. E adesso lo chiudo. Metto un po' d'olio in una padella e faccio rosolare la pescatrice. Intanto prendo i pomodorini secchi. Ne ho circa 80 grammi e li trito. Perfetto, tanto mettiamo la mia rana. Poi i limoni. Due limoni, dobbiamo tenere la scorza, ma non proprio la scorzetta. Io direi di fare così. Vedete? Almeno c'è anche un po' di polpa. Metto il coperchio perché... Ok, li butto in padella insieme alla rana pescatrice. Io metto tante bucce di limone perché mi piace il gusto un po' amarognolo. Se volete un sugo più delicato, mettetene solo due, a massimo tre. Aggiusto con un po' di sale. Aggiungo uno spicchietto d'aglio, magari lo schiaccio un po'. E ci metto anche i pomodorini. Io non li ho messi subito perché avevo paura che, facendo rosolare a fuoco alto il pesce, il pomodorino si bruciasse un po', perché il pomodorino secco è un po' delicato. Adesso sfumo con il vino. La rana pescatrice ha una cottura abbastanza lunga, è un po' un pesce da umido, non è un pesce da una rosolata e via, per farci capire. Poi metto l'alloro, magari lo rigiro ancora di qua per farlo insaporire da tutte e due le parti, vedete? Ok, e questo lo facciamo cuocere a fuoco dolce un quarto d'ora, 20 minuti. Guardate voi, un quarto d'ora secondo me è sufficiente, finché il pesce non è cotto. Ecco qua, 20 minuti cotto a fuoco dolce.
guardate com'è bellino. Uno dice, ma cos'è questo vitello? No, è pesce. Spegniamo, impiattiamo. La ricetta dice che sopra ci sta bene anche un pochino di timo fresco e noi non ci facciamo mancare niente, perché questo piatto è veramente molto molto profumato, è proprio la sua caratteristica. Ecco qui pescatrice, limone e pomodorini secchi. Ale, è arrivata Gabriella Dompé, adesso bisogna fare l'aragosta per forza, se no arrivo. Ho legato la coda di rospo, ho tritato i pomodorini, ho messo a rosolare la coda di rospo con un po' d'olio, poi ho affettato i limoni tenendo anche un po' di polpa, ho aggiunto le fette di limone al pesce, mi raccomando usatene poco se volete un gusto più leggero, ho messo anche uno spicchio d'aglio schiacciato e poi i pomodorini tritati, ho sfumato con il vino, ho unito l'alloro, ho fatto cuocere a fuoco basso con il coperchio almeno 20 minuti, ho servito la coda di rospo con il sughetto e un po' di timo fresco. Gabriella, Benedetta! Ciao! Finalmente, Finalmente. Ma come, due bella. Baci? È no, la prima tre, volta. Scusa, ma mi ha colpito questo presente. Di solito mi sbaglio io, oggi mi hai fregato. Bello. Hai visto? Sì, mi piace tantissimo. Se me lo dice lei. Allora, Gabriella è un'imprenditrice, sì. Ma poi è un po' proprio l'emblema del lifestyle. Insomma, comunque. Quindi, cioè, vedo entra... che anche tu non scherzi. Ma insomma, nel mio piccolo faccio quello che posso. Complimenti. Io però ti dicevo in cucina, Gabriella. Certo. Tu lo sai che devi lavorare. Certo, anche se tu sai benissimo che io non sono molto molto brava in tutto questo, ma farò di... Tu sei una grande organizzatrice. Più che altro. Dovrei stare io in cucina e tu organizzare. Dovremmo questo fare, sarebbe un ottimo deal. Potremmo provare a fare dei catering così. Potremmo provare a farlo, che sarebbe una cosa anche inusuale, ci vero? Divertiremmo assai. Ma io ho anche qualche pensiamo, cosa da dare dai. A te. Che è un pensierino che credo che però, vedendo la tua cucina, potrebbe sì, essere qualche cosa di molto carino. Vediamo. Che ti diverta. Ma dai, sono peperoncini, che belli! E sono natalizi. Peperoncini natalizi. Ma bellissimi, ecco. Guarda, io li metto in alto, aiuto, mi uccido. Che secondo me insieme a queste bacche rosse, è come che sei forte. Vestita tu oggi. Hai visto? Devo dire sì. Ancora? Poi, ma no, grazie. Ma questo è un piccolo pensiero, questo è un... Quanto mi piacciono i regalini. Una cosa che potresti aggiungere all'albero di Natale che vediamo. Vedo là. Che bella! Sì, questo qua bella, veramente elegante. Benedetta, sai che io appunto volevo colmare le lacune della mia cucina con qualche cosa che magari non avessi ancora visto. Questa qui è una versione moderna, senti come profuma. E infatti, lavanda! Del cosiddetto pomander, che era un centrotavola realizzato per augurare per buon auspicio a Natale con degli aranci inchiodati con chiodi di garofano quindi molto con profumati. Cannella e spezie per coprire gli odori nei locali della cucina esatto, certo, dove si fai cucinava dei pranzi importanti cucini un sacco, io oggi lo lascerei qua, poi magari lo vado a mettere sull'albero esatto, che me lo profumo anche secondo vedi me... che ci ha già dato una dritta che io non sapevo. No, beh, cerco di colmare qualche lacuna. Tu devi raccontarci un sacco di cose, però prima io devo dirti che cosa stai per cucinare. Allora, pensando a te e a tutte le tue cene eleganti, faremo l'aragosta. A meraviglia. Però facciamo una vellutata di ceci, è una cosa facilissima, con dei medaglioni di aragosta che faremo flambé con un po' di brandy. Non sembra semplicissimo. Ma dai, però, che è insomma... semplicissimo. Allora, innanzitutto prendiamo un tagliere. Tu fino a che punto vuoi metterti in gioco? Io tu? Fino a dove posso, dove non insomma. Dai, dai, allora te la faccio affettare una cipolla? Sì, dai, al limite proprio... piango. Dai, piangiamo metà per uno. Allora,
ti darò un coltello di porcellana, di ceramica. Sto a distanza di sicurezza così non ti cospargo di lacrime. Dai che anch'io piango, no, aggrediscila questa cipolla, vado. Così. Oh, sì. Beh, io così. Non sono così meccanica, però... Piano piano. No, dai. Cioè. Non mi fa piangere? Tra un po', aspetta un attimo. Accidentaccio, guarda qui, già posso con il ditino. Certo, pulito, con questo smalto bellissimo. Insomma. Ma senti, tu non cucini proprio mai? Pochissimo. Guarda, Benedetta. Però fai delle grancelle. Vedi che... Lo faccio io. Anche io, no, aspetta, Benedetta, dammi sta soddisfazione. Arrivo fino a qua. Brava. Però fai delle gran cene. Faccio delle grandi cene e cosa incredibile per uno che non cucina, scelgo anche il menù. Dagli ingredienti capisco. Scusa. Che cosa secondo te rende veramente elegante un menù? La presentazione, secondo me. La presentazione. Sì, perché anche una lasagna presentata diversamente può essere non una banale lasagna che passa per essere un cibo abbastanza rustico. Non povero. Rustico. Ma la presentazione, almeno per quanto io penso, è l'arte di chi non sa cucinare. Bella, questa mi piace. Allora, questo lo facciamo rosolare un pochino così. E poi noi usiamo i ceci in scatola. Questo si prepara in 5 minuti, è proprio una roba veloce. Appena incomincia a fare un po' così ci mettiamo anche i ceci. Ah, va bene. Ecco, vedete, l'ho alzato così. Adesso vedrai che se fai così ti lacrimano un po' gli occhi. Stai indietro, perché ti frega la cipolla? Uno dice quando la tagli, guardala, che paura. Un pochino invece quando la cuoci ti tira fuori questo... Ecco quando ti fa lacrimare, vabbè. Senti, mettiamo anche i ceci, io li scolo un secondo e te li porto. Tanto tu continua con sta cipolla. Non è che dopo devi andare a una sfilata o qualcosa, perché puzzerai un po' di cipolla, Gabriella. No, Benedetta, cercherò di coprire, dopo mi presterai un attimo il commander, che infatti vedi. Ok, allora mettiamo prima la pancetta, 40 grammi di pancetta. Ok, continuo a girare. Ma quando inviti, hai degli ospiti importanti, no? Sì. Tu prima li inviti proprio a casa tua, quindi hai un menù fisso. No. Dei menù che a seconda. Beh, bisogna. No, dico, cioè chiedi, ti informi se uno è vegetariano, se no, uno il problema non è che food, può accadere, devo dire, appunto, è sulle allergie. Infatti. E soprattutto a me è capitato molto spesso di dover invitare gente di cui non avevo minimamente. Come si fa? In questo caso cerchi di evitare, purtroppo, cerchi di scegliere delle ricette che possono non avere degli ingredienti che possano essere appunto i funghi o tutto ciò che può essere anche la cipolla nella fattispecie. Ma miseria, come fai a fare un piatto e una non è senza non cipolla. È facile, però bisogna cercare in quei casi di evitare anche la pasta talvolta, bisogna andare sul riso. Devi evitare, se proprio non li conosci teoricamente è difficile, cioè la lista degli ingredienti si aggiunge, si prolunga, anche il formaggio sai talvolta non è tollerato. Senti, ma un ospite, quali sono degli ospiti pazzeschi? Dai, facciamo un po' di gossip, io ti ho invitato per ospiti quello. Pazzeschi nel senso di che problematici? Anche complicati da gestire, perché tu, allora, arriva la prima cosa che mi ha detto, il nunzio apostolico, quando lo inviti a cena, diciamo in contatto, è l'ospite più importante. Dico, ma io non ho mai avuto a cena un nunzio. Io non ho mai avuto la regina Elisabetta, però, che peccato. Tu mi hai domandato. Però questo mi fa capire che il tuo genere di ospiti comunque è abbastanza importante. Come li gestisci, insomma? Ho messo un po' d'acqua, Tendo a precisare che esiste la cena di lavoro che magari comporta... purtroppo per me non è che il nunzio apostolico sia il mio compagno di banco, quindi cioè non è che... Ecco, che comporta invitare delle persone che magari normalmente non inviteresti e poi degli amici. Direi che così va bene, sì. Senti, mettiamo un attimo anche l'aragosta. Io ti dico la verità, l'aragosta viva la lascio vivere. Questa è surgelata, non è colpa mia se è morta. Ma non lo so, vogliamo metterci lo stecco? Sì, perché allora è così. Se tu la butti in questa maniera... No, ma questa è morta stecchita. No, beh, questa è senza testa anche, Benedetta, dai. No, perché l'hai guardata. Fino lì, dico, ci arrivi. No, se tu la metti dentro così, poi lei si arriccia tutta. Facciamo un po' fatica. Allora mi suggerivano dalle retroguardie, dalle retrovie, di steccarla.
Questa cuoce poco perché l'ho già decongelata, la lasciamo qui così. Questo lo spegniamo, poi prendiamo il frullatore a immersione. Sì. Questo arnese qua. Allora, ti do una pelle, faccio fare tutto a te. Io te l'ho detto che ti mettevo a lavorare, Gabriella. Dai. Cosa allora, devo fare? Questo lo schiaccio. Questo lo schiaccio, lo immetto così. Sì. Vai. Dentro, eh? Sì, certo. Perché altrimenti... Eh sì, un po' secondo me lo farà lo stesso. No, dai. Senti, ma questo è il menu shopping. Mamma mia. Tu sei una vera appassionata. Di che cosa? Di shopping. Di shopping, sì. Di menu shopping, non lo no, so. No, shopping. Ah, shopping. No, questo è un menu shocking, ho capito. Effettivamente è abbastanza shocking. Per te è un po' shocking no, questa cosa. Perfetto, ok, a posto. Così. Questo lo tolgo perché questo si stacca così. Sì. Aspetta, ecco. Perfetto. E allora la nostra zuppetta diciamo che è pronta. Beh, devo dire che è semplice. Aspetta che tiro fuori la ragosta. E tu come fai shopping? Cioè quali... vai un po' dappertutto, sei una che va anche tipo in quei negozi, non si possono fare tanto i nomi, però tipo Zara e H&M, certo, oppure cioè vai no, solo io nei super negozi? No, tu mescoli, perché io mescolo tanti. La vera bravura è mescolare. Già mi faccio male. Già, è lì. Aia. Hai visto? È un menù veramente shocking, tutto shopping qui. No, io cerco di mescolare anche perché, cioè... è bello anche cambiare, soprattutto il giorno d'oggi, altrimenti insomma ti puoi permettere fino a un certo punto di cambiare. E poi è fin scontato, no? Perché assolutamente, no? Poi il tutto griffato non è che mi diverta molto. È vero. Senti, questa adesso bisogna farci dei medaglioni, sì. Aspetta, però con il suo carapace. Che non sono l'unica a pensarlo, vedi, bravissima brava. Che e sei. E adesso andiamo avanti. Io però lo farei da questa questo parte. Questo è un menù da palestra più che del shopping, sì. Perché... Il tuo piatto preferito? La pizza. Ah, la pizza? Sono una donna di gusti semplici in fondo, vedi? La pizza. La pizza. Sì. Adesso devi fare il flambé. Cara mia. Era meglio che scolavo. Sì, esatto. Allora, ti do un pentolino. Io prenderei magari questo. Sì. Ci mettiamo un po' di burro. Sì. Tanto questa la lasciamo qui. A me non male che mi sono raccolti i capelli. Sì, ma mi perché vedo malissimo, guarda. Le persone eleganti sono sempre messe nel modo giusto, vedi? Lei, zac, te, capello legato, giusta, vestita in maniera vestito senza volano, a prova di macchia, esatto. Vestito dal colore a prova di macchia. Scusa, sapevo che non mi avresti deluso, cara Gabriella. Hai rischiato molto comunque, stai rischiando, stai dando una grande prova di amicizia. Voilà. Mettiamo anche un goccino d'olio, così. Sì. E via. Dai, dacci qualche chicca sul ricevere, qualche idea. Allora, al di là del grande pranzo che non tutti poi devono affrontare, ti dico delle cose veramente semplicissime. Ad esempio, uno quando riceve, una cosa che a me capitava sempre di avere dei dubbi era come mettere il tovagliolo. Il tovagliolo non si sa mai se va messo a destra o a sinistra. Uh-huh. E tu? Allora, sopra. Bla. Una delle cose più semplici, nel dubbio, sempre meglio metterlo al centro, magari avvolto con un nastrino carino. Questa, ad esempio, è una cosa che io ho imparato. Io ti metto anche un po' di scalogno, visto che già ti ho fatto tagliare una cipolla, lo scalogno lo metto io, va? Sì. Poi, giusto. Secondo me, un'altra cosa molto semplice è il centro tavola, che può essere assemblato con le cose più facili che anche senza anche i fiori che uno ha in casa. Sotto Natale è facilissimo perché abbiamo le palline, tutte le palline di Natale, basta prendere un bel vaso e unirci tante belle palline di Natale e mettere magari anche qualcuno di questi, come si chiamano, i nastri che mettiamo sull'albero. Sì, tutti è vero, intorno. E via, e così vai. Oppure anche queste bacche rosse. Devo mettere il timo e il dragoncello che ce l'ho qua. Secondo me è bello anche preparare le tavole sulle basi, non soltanto dei colori della casa, ma delle stagioni. Quindi sì. Cioè se c'è una ricorrenza particolare, anche magari, non so, io Halloween, aggiungerci qualche cosa che abbia la stella filante, senza dire... Adesso è il momento topico. Madonna. Quello è il momento. Qui tolgo un po' di carapace perché mi dà fastidio. Adesso qui lo facciamo andare un secondo. Un profumino. È vero.
Ma tu in media quante... Ma a casa non ne fai tante, ne fai tante anche al ristorante, tu dici. Io dunque adesso sono stata in un intermedio di cambiamento di case, per cui non ho potuto... Che roba complicata. Però a me piace ricevere a casa. Secondo me si riceve a casa. Adesso ho ricevuto sempre al ristorante perché non avevo la possibilità. E quello che a me piace avere a casa è una sala da pranzo, possibilmente. Sì. Un posto seduto. Sì, a me piacciono le cene sedute. Cioè non le cene in piedi. È vero, sono più comode. Perché sono anche delle belle occasioni per chiacchierare. La gente si conosce. Magari anche invitare qualcuno che non si conosce tanto bene, ogni tanto può avere il suo rischio, ma può avere anche la sua piacevolezza. Bravissima. Hai visto? Questo è il tocco del vero artista. Io ci metto un po' di dragoncello. Sì. Così. E poi adesso fra un secondo andiamo a fare il flambé. E come si... Allora, io ti metto il brandy. Poi tu inclini un po' così la padella. No, guarda, così. Sì. E vai a toccare un po' il fuoco. E lui, fa la fiammata. Ah, bene. Guarda bene, che ci sta bruciando. Andiamo. Pronta? Sì. Alziamo un po'. Sì. L'estintore c'è? Siamo pronti con l'estintore, sì. Inclina un po', lasciami un attimo di tempo. Vai, brava. Adesso dovrebbe spegnersi, no? Si spegne? Aiuto! Siamo sicuri che si spegne? Se no abbiamo un coperchio, io sono già qui pronta col coperchio. L'ha lasciato qua col flambè. Non mi fate male alla Gabriella, eh? Aiuto, eh? Ma dov'è che si che spegne? Che preziosa questa donna! Guarda che si spegne. Io lo sudo. Se vuoi fai così. Dai, così che è più tranquilla la cosa. Tento a muoverlo che si riprende fuoco, eh? Hai fatto bene a dirmelo. Perché se non è esaurito tutto il... Vedi? Vediamo? No, esaurito. Benedetta. Pronto! Adesso impiattiamo, che secondo me tu sull'impiattamento sei una pignola. Sì. Qualcosa mi dice. Sì. Una mestolata di zuppa di vellutata, non tanta, però proprio. Sì. Sopra o sotto? Cioè, la base, io la metto. Base. Guarda, già sporcato già, sì, il piatto. Sì, perché non avevo capito bene. Dai. Così, poi ci mettiamo magari un po' di pepe, un goccino d'olio, fate l'onore di prendere il piatto, lo appoggiamo qua che è la nostra console. Ti va di preparare la tavola dopo certo. con me, che c'è una tavola molto shocking. Bello, oltre che shocking. E sono questi piatti che usiamo. No, però il colore è un po' questo qua. Bellissimo, queste sono stupende. Allora adesso ricapitoliamo velocemente il piatto e poi insieme a Gabriella prepariamo la tavola. Abbiamo affettato la cipolla. E poi l'abbiamo fatta rosolare. 40 grammi di pancetta. Abbiamo aggiunto i ceci scolati e un po' di brodo vegetale. E abbiamo steccato la coda di aragosta. L'abbiamo fatta bollire per qualche minuto. E abbiamo frullato i ceci. Abbiamo scolato l'aragosta. E l'abbiamo affettata con grande cautela. Abbiamo fatto rosolare lo scalogno nel burro. Poi abbiamo aggiunto l'aragosta. Abbiamo salato. E abbiamo unito il dragoncello. Abbiamo messo il brandy. E abbiamo fiammeggiato. Con altrettanta cautela. Con altrettanta cautela. Abbiamo servito la vellutata di ceci con l'aragosta. E abbiamo completato con un filo d'olio che hai messo con una maestria che non avrei potuto fare di meglio. Malava. Ci vediamo fra pochissimo, facciamo una piccola pausa. E adesso prepariamo la tavola. Una cosa proprio che a te è congeniale, perché tu sei un po' maestra del ricevere. Adoro, infatti sì. Ti ispira questo accostamento un po' ardito della tovaglia, argento fucsia? Stavo guardando, mi piace moltissimo. Sì. Mi piacciono anche tutti questi bicchieri. È un po' ardito, bellissimi. Però ho detto, facciamo una cosa allegra, femminile, però un po' natalizia, quindi un po' brillante, no? Sì. Partiamo, mi aiuti, facciamo certo. Sottopiatti d'argento, cioè d'argento semmai. Preparo argentati, per quattro, no? Sì, anche per se quattro. Manca una sedia, sì. E questi qua in realtà
sono di plastica, però fanno, fanno un po' di scena, no? Bisogna anche un po' mentire. Decisamente, bisogna mentire anche questi? Perché la manutenzione altrimenti diventa difficile. Complicata, vero? Complicata. Infatti. Senti, raccontami l'ospite più impegnativo che hai avuto. L'ospite più impegnativo? A parte il famoso nunzio che ormai mi è rimasto lì. Quando tu inviti a casa, generalmente le persone che ti danno più apprensione sono magari gli ospiti di lavoro che non conosci. Ah, ecco, sì, hai capito? È vero. Magari è la suocera che ti mette in apprensione. Hai ragione. Qui ho bisogno assolutamente del tuo aiuto, perché ho pensato di regalare il preparato per una torta, una delle mie torte preferite, che è il ciambellone. Sai che a volte si vanno a comprare quelle buste già pronte dove tu devi solo aggiungere le uova, il burro e metti in forno, no? Allora io volevo regalare proprio un preparato della torta messo in un barattolo con i diversi strati colorati, che fosse anche bello da... Guarda, sai già cosa regalarmi a Natale. E come si fa a tenere separati i tre strati? Ma tanto poi devono essere mescolati insieme. Ah, quindi, allora, scusami, scusa, no, pensavo che... Tanto un preparato, è solo per bellezza, sì, no? Sì, sì, sì. Allora, io ti chiederei, dimmi, con il tuo tocco, sì, di fare un bel fiocco. Sì. Sì, lascio sì a te. Nel frattempo io prendo un foglietto, l'ho un po' sporcato, e ci scrivo la ricetta. Oh, dai, adesso va bene. Adesso siamo perfetti. Insomma, abbiamo preparato la vellutata, abbiamo preparato la tavola e basta, adesso ci meritiamo una pausa. Adesso ci meritiamo soltanto di sederci a tavola. Un po' di shopping, esatto, e sederci a tavola. Un bacio grande, anzi tre, perché tu dai sempre tre. Grazie, Benedetta. Metti tutto nel frullatore, così sì, un attimo. E poi nella cosa della, sì, sì. Poi lo metti nella cosa della ciambella, magari imburrata, così la fai cuocere una mezz'oretta. Mezz'oretta, scrivi mezz'oretta. Forno quanto? 180, 30 minuti, 180 io gradi. Io mi perdo su queste robe qua. Ma qui ce ne sono tante di tortine facili, da fare. Facilità. Facilissime. E adesso facciamo il croccante, che è, diciamo, un dolcetto che nella mia tavola di Natale non manca mai, in onore della mia nonna Maria, che faceva il croccante di nocciole, talmente duro che, insomma, tutti rischiavano di scheggiarsi i denti, però lo mangiavano per amore e poi anche perché era buono. Noi invece oggi lo facciamo un pochettino più delicatino. Lo facciamo con i pistacchi e con il sesamo. Cominciamo a fare quello con il sesamo, che è veramente un po' più moderno. Abbiamo 200 g di zucchero e intanto io ci spremo qualche goccia di limone nello zucchero. Quindi mettiamo lo zucchero nella padella e ci spremiamo qualche goccia di limone, mica tanto. Comincio a dare una mescolata e aspetto che caramelli. Intanto peso il sesamo. 100 g di sesamo o poco più. Il croccante è una cosa che può essere divertente, ma può essere anche molto pericolosa. Quindi io preparo un bel foglio di carta forno e un altro che ci metto sopra. E speruma ben, come diceva mia nonna. Non fate il croccante con i bambini, eh? Qui deve caramellare, ci vuole un po'. Nel frattempo io trito i pistacchi per l'altro croccante. 100 g di pistacchi sgusciati, io questi li ho sbollentati e ho tolto la pellicina, così verde brillante sono più belli. Se non ne avete voglia potete anche tritarli con la pellicina, saranno buoni lo stesso. Sono buoni, è buono anche il croccante con il pistacchio intero, a me piace di più, sempre perché ho la sindrome di mia nonna Maria, ben tritato. Così, questo lo tengo pronto per la seconda pentola. Non voglio far partire subito lo zucchero perché per l'altro croccante, perché fare due croccanti a tempo.
Ok, mettiamo il nostro sesamo. Io l'ho messo tutto, speriamo bene. E mescoliamo. Ok, lo facciamo caramellare un attimo ancora, ma ci siamo quasi. Togliamo. Rovesciamo. Per quello vi dico lontano dai bambini, Poi lo stendiamo un po'. A me piace abbastanza sottile. Poi ci metto sopra questo e gli do un'ulteriore appiattita. Basta. Aspettiamo un attimo e intanto io comincio a fare l'altro. Per i pistacchi abbiamo 150 g di zucchero e la solita spremutina di limone, poi abbiamo 100 g di pistacchi. Le dosi sono un po' diverse, accidenti che ci ho lasciato i semini. Siamo lì lì per caramellare anche quello ai pistacchi. Ci vuole un po' di tempo, mai fare il caramello se si ha fretta. E mai leccare il cucchiaio, Io ho un amico che l'ha fatto. Ancora se lo ricorda. Vediamo come sta il nostro croccante di là. Eccolo qui, perfetto. Adesso velocemente dovremmo tagliarlo a losanghe. E già si è un po' indurito. A me piace anche tagliarlo a pezzi irregolari, non sono una così precisa, però insomma. Sì, poi si potrebbero fare anche obliqui, io faccio dei pezzi così. Urca, l'altro caramello è partito. Devo mettere i pistacchi, aiuto. Veloce, veloce i pistacchi, sennò brucia tutto. Anche fuori dal fuoco, perché qui ormai siamo al limite. L'abbiamo salvato, anzi è venuto ancora più bello. Questa lava incandescente la compattiamo, l'altro sopra. Oh, qui non si guarda in faccia nessuno, quando si fa il croccante bisogna correre. Guardate che bei colori, se non sono natalizi questi. Più riesco a farlo sottile e più sono contenta questo. Facciamo un quadro. Proviamo a girare questo. Allora, vediamo se l'ho tagliato bene. Finché è ancora così malleabile, ripasso sui miei tagli. Si è appiccicato. Dai, un po' l'ho salvato, però questo è brutto ma è buono. Ancora si può tagliare molto bene, vedete? Approfitto per fare dei pezzettini più piccoli, che sono più carini magari da offrire con il caffè. Potete fare anche dei pacchettini trasparenti e regalarli per Natale, secondo me è una cosa carina. Ecco, basta, adesso non lo taglio più perché sennò si rompe. Comincio a mettere questo in un piatto. Allora, è ancora leggermente gommoso, però già si può manipolare tranquillamente. Da sgranocchiare subito, appena diventa freddo. Campana, da 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 da
Per il croccante al sesamo ho messo lo zucchero in padella, ci ho spremuto qualche goccia di limone e ho fatto caramellare. Ho aggiunto i semini di sesamo, ho mescolato appena appena, ho steso con il mattarello tra due fogli di carta forno, ho tagliato a pezzi. Per il croccante di pistacchi ho tritato leggermente i pistacchi, ho messo lo zucchero in padella con qualche goccia di limone e come per il sesamo, appena ho iniziato a caramellare lo zucchero, ho unito i pistacchi. Ho steso il caramello tra due fogli di carta forno con il mattarello e ho tagliato poi a pezzi. E adesso facciamo il dessert, una torta che sicuramente alle mie amiche piacerà perché è la torta anche preferita di mia sorella, al cocco. Semplicissima, ci vuole niente a farla, ma la resa, il risultato è grandioso. Sbattiamo tre uova. Non c'è neanche il burro, tra l'altro, con 150 grammi di zucchero, quindi 3 uova, 150 grammi di zucchero, lo zucchero. Poi ci metto un quarto di litro, sono 250 ml di panna. Poi qui ci sono 250 grammi di cocco grattugiato o cocco disidratato, quello che si trova al supermercato nella busta. Mescoliamo. Poi ci mettiamo una bustina di vanillina, che col cocco sta molto bene. Io ci ho sempre messo anche quasi una bustina intera, tre quarti di una bustina di lievito. E mi sono sempre detta, ma chissà se serve il lievito con il cocco, dal momento che non c'è farina. Però non ho mai avuto il coraggio di farlo senza il lievito, perché mi sono detta, poi se non mi viene la torta mi dispiace. Per cui io ci metto anche tre quarti di una bustina di lievito. Però non aspettatevi che cresca tanto questa torta, perché non cresce. Dunque, se avete tempo, lasciatela in frigorifero 20 minuti, così il cocco assorbe bene tutta la panna. Se non avete tempo, come me, la mettete subito nella teglia. Avete visto quanto ci vuole a farla? 4 minuti. Allora, nel mio forno a 180 gradi cuoce poco, 25 minuti, perché non c'è neanche la farina. Poi però guardate bene nel vostro come può andare. 180 gradi al massimo, comunque una mezz'ora, non di più. Io invece vado da Rosalba per la mia tavola con le amiche. Ciao. Ah, c'hai uno strobo addirittura. Sì, sì. Bello, allora, bello. Per queste ragazze metropolitane pensiamo a utilizzare dei contenitori di design. Belli, infatti. Questo è un plexiglass lavorato sagomato, molto interessante. È una cosa velocissima che riporta un pochino sul tema del Natale, utilizzando sempre il nostro Pinot Nobilis. Sì. Grazie. Vai, uno io, uno tu. Riempiamo di abete, mettiamo questi rami di hibiscus, tutti da un lato, possibilmente una peonia della Nuova Zelanda, perché adesso in inverno non ci sono quelle nostrane, abbiamo importato questi fiori. Ma va giù però. Ma no, lo fermiamo, perché intanto è un fiore, papà. Sì. È un verde che resiste anche senza acqua, basta portare l'acqua ad un livello molto alto, sì. Ho voluto riutilizzare quello che avevo in casa. Certo, no? Inutile sprecare le cose. Allora, ne aggiungo ancora un po'. Così, tu dici, può andar bene? Sì, magari un pochino, un po' più all'interno. Ok. Darei più risalto per assurdo al vaso. Ok, sì, se no è vero, si perde un po'. Sì. Questo allora, lo prendo io. Perfetto. Questi sono i tuoi. Ok. Dimmi li come li metti tutti tu così da un lato. Ah, tutti da un lato. Sì. È vero, l'avevi detto. Però aspetta, in mezzo. Questi hibiscus che ha un colore speciale. Bello, veramente. Bello, qua. Poi, anche le peonie le avevo, io le ho riutilizzate senza sciupare nient'altro e andiamo a metterle. Che buon profumo, sì, burroso. E poi adesso in questa stagione che sono introvabili, sono proibitive, diciamo così. Sì, attenzione, teniamocele care. Guarda che bello. E questo, scusa? L'appoggiamo alla base dei vasi. Bello, fa vedere. Composizioni e colori. Pronti via. Ce la fai? Sì, tu tieni questo.
Bello. Sono stata velocissima. Mamma mia, ma è stata così veloce. Io devo far passare mezz'ora per la mia torta. Allora, io ti tolgo il candelabro che avevo messo ma in attesa. Ma sai che potremmo anche, se ti va invece, io lo lascerei e li metterei entrambi da questo lato insieme, se vuoi. Sì, perché volevo bilanciare in marche. Bello. Tu c'hai sempre questo... non lo so dire, sono bergamasca. No, è una parola che non mi riesce, Carini messi vicini così. Sì, perché è tutto a gruppi. Io ho visto che hai raggruppato tutto per tipologia. Guarda bello. Sì, vedi. Anche questa è una palla di Natale da discoteca. grazie mille, Rosalba. Molto bella. Dunque, la nostra torta è ancora proprio nelle prime fasi della cottura, ma noi ce l'abbiamo già pronta. Eccola qua. Fondamentale lo zucchero a velo, perché è una torta semplice, deve rimanere abbastanza bassa, mi raccomando, è una tortina bassa, ma molto umida dentro e completamente ricoperta di zucchero a velo. L'aspetto può sembrare anonimo, ma il gusto è speciale. Tagliamone anche una fetta. Ma è perfetta. E questa la dedico alla mia sorellina, a Cristina, perché questa è l'unica torta che mangia, quindi ne vado molto fiera. Ho sbattuto le uova con lo zucchero, ho aggiunto la panna e il cocco grattugiato, ho mescolato, ho messo anche vanillina e lievito. Ho versato l'impasto in una tortiera coperta da carta forno, ho cotto a 180 gradi per mezz'ora, ho completato con lo zucchero a velo. Accendiamo l'ultima candelina e poi scatta il riciclo di tutto il pane accumulato nelle feste. Facciamo degli gnocchi di pane molto molto buoni dopo la pubblicità. Bentornati nella mia cucina. Dopo questo bel menù e dopo tutti i menù natalizi c'è sempre il problema degli avanzi, in particolare del pane che si accumula, uno non sa più cosa fare. E allora l'idea è fare degli gnocchi molto buoni con il formaggio, il prezzemolo, che poi vengono conditi con burro e salvia e che hanno una base di pane secco. Io qui per comodità l'ho preso fresco, così mi si ammolla più facilmente. Allora, diciamo 400 grammi di pane per 2 bicchieri di latte. Se il pane è secco, naturalmente voi lo bagnate con il latte e poi lo dovete lasciare lì un pochino ad ammollare, perché non è che in un attimo vi viene una poltiglia. Se invece il pane è fresco, come nel mio caso, dovrebbe essere più facile. E poi andiamo a condire il nostro pane con diversi ingredienti, tipo prezzemolo, 100 g di prosciutto cotto, però di Praga, che è quello affumicato, e quindi dà un saporino un pochettino più intenso, diciamo. A me piace veramente tanto il profumo dell'affumicato, dà una sferzata di sapore a qualsiasi piatto. Una mescolata. Con questa bella aggiunta di prosciutto, poi attenzione a non esagerare con il sale. Poi ci mettiamo 100 g di galbanino. Mettiamo 2 uova, e tanta farina quanto basta per avere un composto che si possa manipolare con le mani. Diciamo qui ce ne sono 200 grammi, io incomincio a metterne così. Dipende anche tanto da quanto latte avete messo nel pane, da quanto sono grandi le vostre uova.
direi che ci siamo quasi, eh? Non deve essere troppo appiccicaticcio perché sennò non riusciamo a fare gli gnocchi. Potete dargli la forma che volete, io l'ho studiata un po', ho deciso di fare un po' dei cilindretti, tipo così. Beh, naturalmente prima bisogna fare un rotolino. Ecco, io farei così, delle palline ma poi leggermente ovali. Ok, facciamo subito burro e salvia perché si può condire in vari modi, però io preferisco una cosa leggera e delicata. Burro e salvia. Povera piantina, ti uso quasi tutta. Tanto che lei sfrigola, io butto gli gnocchi. Non abbiamo messo altro sale nel nostro impasto, quindi mettiamone un po' nell'acqua. Spengo il burro, intanto stanno salendo, vedete? Qui spengo, magari qui gli facciamo dare ancora. Secondo me sono strapronti, perché poi il pane, quando rosolato così nel burro, si è anche un po' tostato. Ecco qua i miei gnocchetti del riciclo e allora ricordiamo un po' come li abbiamo preparati. Ho ammollato il pane con il latte, ho impastato con il prezzemolo, il prosciutto di Praga tritato, il formaggio dolce grattugiato, due uova, la farina, ho impastato bene, ho formato dei rotolini da cui ho ricavato degli gnocchetti ovali, ho messo a rosolare burro e salvia con un goccio d'olio, ho fatto bollire gli gnocchi, li ho fatti rosolare nel burro e li ho conditi con il parmigiano. Ed ecco qui quello che io offro alle mie amiche dopo una giornata di shopping. Abbiamo il croccante di sesamo e pistacchi, abbiamo una vellutata di ceci con aragosta, poi abbiamo la mia torta dorata con il cocco e poi abbiamo fatto questo arrostino che sembra di vitello ma in realtà è fatto con la rana pescatrice. Con questo bel menù io vi consiglio di bere un bianco del Garda, che è un vino di struttura ma anche con delle note fruttate, di pesca, di miele, quindi giusto per il mio menù. Gli appuntamenti 12:25 tutti i giorni, da lunedì al venerdì sulla 7, in replica 19:40 sulla 7D. E io adesso mi assaggio questa vellutata di ceci che è buonissima. Quando preparate la marmellata, se la vostra marmellata fa fatica a solidificare, aggiungete qualche fettina di mela che è ricca di pettina. Per fare le patatine fritte molto ma molto croccanti, sciacquatele prima molto bene con l'acqua fredda, così toglierete tutto l'amido. Per rendere più saporito un dolce, quando dovete ammollare l'uvetta, invece che nell'acqua fatelo in un liquore. Io per esempio uso sempre il marsala secco.